La trasmissione di oggi, come già vi ho annunciato, è una trasmissione che si articolerà sulla descrizione del Dio biblico. Intanto andiamo con la nostra sigla. Necessità fu, origine dello spazio e dei mutamenti. Necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà sia ossequio a necessità, ed egli, fatto, sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. Fatto condusse mani, e i mani divenne fatto. Fatto insegnò a mani come il cogliere l'occasione fosse per essi fondare il loro dio. Come abbiamo detto l'altra volta, noi parleremo del Dio biblico, la visione del Dio biblico che hanno i pagani. Solo che prima di parlare della visione del Dio biblico dobbiamo fare alcune precisazioni, diciamo. Già l'altra volta qualcuno ci ha chiesto perché vi definite apprendisti stregoni o pagani. Pagani penso che abbiamo già spiegato abbondantemente perché ci riteniamo pagani. Mentre invece il termine apprendisti stregoni non è molto chiaro e poi non tutti i pagani lo accettano questo termine. Quello che a me mi interessa mettere in luce è che il termine apprendista stregone è un processo, anche un processo conoscitivo, è anche un processo conoscitivo. In pratica, anziché partire dalle cognizioni, dalle informazioni, dal livello scolastico, dallo studio, si parte dalla concezione del mondo che ci circonda, cioè da quanto il mondo che ci circonda sollecita la nostra curiosità, la nostra attenzione e la nostra alterazione della percezione. Partendo dall'alterazione della percezione, poi noi andiamo a cercare quelle informazioni che ci consentono di capire il mondo. Una cosa, scusate a tutti i radioascoltatori, noi dobbiamo bloccare le telefonate per almeno una mezz'ora, 40 minuti, in modo di poter illustrare compiutamente il nostro discorso. Vogliamo bloccarle per evitare di arrivare, diciamo così, a discutere sulle telefonate. Noi vorremmo presentare ogni volta un argomento in modo abbastanza completo. Quando abbiamo esposto l'argomento con una certa completezza, vorremmo dopo discuterlo o comunque discutere anche di quello che più vi fa piacere. Pertanto, non prendetevela se non rispondiamo al telefono. Il via alle telefonate lo daremo fra circa una mezz'ora a 35 minuti. Abbiate un po' di pazienza, un po' di cortesia, per favore. Abbiamo detto che l'apprendista stregone è quello che percepisce il circostante e poi cerca le informazioni per chiarirsi che cos'è questo circostante, per sapere che cos'è questo circostante. Naturalmente, alterando la percezione, si può anche volare su una scopa, si può volare su un bastone di nocciolo. Però se uno oggigiorno scende per strada e dice io volo su una scopa, gli danno del matto. Allora, esistono i momenti della percezione in cui si può volare sulla scopa e esistono momenti della vita e della percezione in cui questo è assurdo ed è da fuori di testa. Allora, cosa succede? Che però le percezioni ci sono e allora andiamo a trovare le spiegazioni, andiamo a cercare il perché delle cose. Questa è la via della stregoneria, cioè la stregoneria percepisce il circostante e costruisce una lettura della percezione. Al contrario, invece, un dottore o un professore, chi studia, altro non fa che accumulare idee, accumulare nozioni e poi da queste idee e queste nozioni farsi delle altre idee, fare delle altre affermazioni, fare delle analisi. Sono due percorsi conoscitivi diversi. Ora, il primo punto che noi ci interessa di mettere in chiaro prima di parlare del Dio biblico è la questione della tolleranza. E la questione della tolleranza è una questione abbastanza delicata, perché normalmente vorremmo tutti essere tolleranti rispetto a noi stessi, ma poco rispetto agli altri.
Ora, il concetto di tolleranza è un concetto illuminista che fu portato avanti proprio per impedire certe azioni che erano malvagie. E una di queste azioni malvagie che fece partire il discorso e il dibattito sulla tolleranza fu la morte di Jean Calé. Jean Calé era un padre di famiglia protestante, che venne messo alla ruota, cioè condannato a morte alla ruota. Non so se i radioascoltatori sanno cosa significhi essere condannati alla ruota. Praticamente si spezzano tutte le ossa di una persona finché girandoli per la schiena non coincide perfettamente sulla ruota. E fu accusato di questo, fu accusato di omicidio nei confronti del figlio che si diceva si fosse fatto cattolico e lui per vendetta lo aveva ucciso. In realtà non era assolutamente vero. È uno dei più grossi, quello che diventerà uno dei più grossi filosofi illuministi, signor Voltaire, scrive un libro, il suo Trattato sulla tolleranza, proprio affinché questo non si verifichi mai più. E dal Trattato della tolleranza di Voltaire vi leggo: tra gli antichi romani, da Romolo fino ai tempi in cui i cristiani si scontrarono con i sacerdoti dell'impero, non trovate alcun uomo perseguitato per le sue convinzioni. Cicerone dubitò di tutto, Lucrezio negò tutto, eppure non venne fatto loro il minimo rimprovero. La licenza arrivò a tal punto che Plinio, il naturalista, incomincia il suo libro negando Dio e affermando che, se ce n'è uno, questo è il sole. Cicerone dice, parlando dell'inferno, non c'è vecchia tanto imbecille da crederci. Giovenale afferma, nemmeno i bambini ci credono. A Roma si cantava teatro. Dopo la morte non c'è nulla e la morte stessa è nulla. Seneca, Troade, coro finale del secondo atto. Detestiamo pure tali affermazioni, o tutt'al più perdoniamo a un popolo non illuminato dai Vangeli. Esse sono false, sono empie. Concludiamo però che i romani erano molto tolleranti, poiché tali massime non suscitarono mai la minima protesta. Il grande principio del Senato e del popolo romano era: le offese fatte agli dèi sono un problema degli dèi. Questo popolo sovrano non si preoccupava che di conquistare, governare e dare un ordine all'universo. Sono stati i nostri legislatori, oltre che i nostri conquistatori. E tuttavia mai Cesare, che ci diede catene, leggi e giogue, volle costringerci ad abbandonare i nostri druidi per lui, benché fosse il pontefice massimo di una nazione che ci aveva sottomessi. I romani non professavano tutti i culti, non li riconoscevano tutti pubblicamente, ma li permisero tutti. E questa è la base della tolleranza. La tolleranza è permettere a qualsiasi religione di espandersi, meno che quella parte della religione che diventa legge o dogma sociale. Per riuscire a capire il significato della tolleranza a cui noi vogliamo attribuire, vi leggerò la sentenza esecutiva di Alessandro da Bassano, eretico pertinace. Dice tale sentenza: essendo stato trasportato per l'ufficio della Santa Inquisizione in Torre de Nona e condannato a morte per eretico pertinace, Alessandro di Giacomo da Bassano, nello stato di Venezia, qual non volendo mai ascoltare persuasione nessuna che gli fussi fatta, anzi, sempre più ostinato e pertinace nella sua falsa opinione, et mai si volse ridurre nel grembo della Santa Madre Chiesa Romana, e tal fine, dopo l'avergli date tante persuasioni et buon documenti, et non volendo intender niente, se non secondo il suo pazzo cervello ed ostinazione, fu alfin condotto in ponte, nel qual luogo fu bruciato vivo, presenti gli appresso testimoni, confortatori della morte, Caccini, Marcantonio Isolano, Carmignano, Antonio Strambi. Ricordiamo sempre che stiamo bloccando le telefonate, per cui per favore non telefonate in questo momento. Un'altra cosa da mettere in chiaro, prima ancora di parlare del Dio biblico, è un concetto.
ed è un concetto fondamentale. Cioè, quando è che un sistema filosofico o religioso è responsabile delle azioni malvagie o buone del singolo individuo? Quando un sistema filosofico o religioso non è responsabile delle azioni malvagie o buone del singolo? Se io affermo che il mondo che mi circonda è formato da esseri che come me hanno una coscienza, una volontà e delle determinazioni, davanti alle quali devo essere rispettoso, e uscendo qui da Radiogamma vedo sul marciapiede delle cavallette, alzo il mio piede e per divertimento le schiaccio, questa azione malvagia deve essere imputata solo a me, in quanto per compiere quell'azione ho dovuto far violenza alla mia filosofia. Quell'atto malvagio è solo mio e non può essere imputato a nessun altro che segue quella filosofia nella misura in cui è coerente con essa. Se al contrario io ritengo il mondo circostante creato per mio uso e consumo e uscendo da Radiogamma 5 vedo sul marciapiede delle cavallette e per divertimento le schiaccio, non solo io ho compiuto un'azione malvagia, ma l'azione deve essere imputata anche alla mia filosofia, alla mia religione e per conseguenza a tutti coloro che si riferiscono ad un circostante creato da qualcuno, al loro consumo, di cui si ritengono padroni e signori. In questo secondo caso, la filosofia e la religione sono parte attiva nella commissione di azioni malvagie, al pari del malvagio che le esegue. Questo principio è un principio fondamentale sia in filosofia, sia nelle religioni, sia nei sistemi giuridici. Ad esempio, seguendo questo principio, la Costituzione vieta, per esempio, la ricostituzione del partito fascista, perché dice che è il partito che ha fatto il male, non solo i singoli fascisti. È un concetto giuridico importantissimo, anche se non è molto diffuso. E questo è il principio per cui separiamo le azioni degli esseri umani dalla loro struttura filosofica o religiosa. Questo è il principio per cui le azioni degli esseri umani qualificano la loro religione e la loro filosofia. Ecco, abbiamo illustrato in questo momento quali sono i precedenti, a chi ci riferiamo e a cosa ci riferiamo quando parliamo del Dio biblico. Ora io vi racconterò la visione che hanno avuto gli stregoni del Dio biblico. Vi racconterò parlando e partendo dalla Bibbia. Cioè, quando arrivarono i cristiani, i pagani furono sopraffatti dal cristianesimo e non ebbero possibilità di confrontare i testi o di leggere i loro testi. Quando fu possibile leggerli, eravamo già nel 1500 ed era un disastro, ormai il paganesimo non c'era più, c'erano solo gli stregoni. Per cui la lettura del Dio biblico non è il punto di vista dei pagani, è il punto di vista degli apprendisti stregoni che poi stanno ricostruendo il paganesimo. Allora, il primo punto da mettere in luce è questo. Io non vi cito i passi esatti perché non conosco il metodo di citare la Bibbia, però qui ho per le mani una Bibbia CEI e sia io che Davis adesso vi leggeremo dei passi e li commenteremo subito dopo, naturalmente. Il primo viene sempre dalla Genesi. Dice: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo la coscienza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dell'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Perciò il Signore Dio scacciò Adamo dal giardino di Eden. Allora, perché Dio ha scacciato Adamo? Per impedire ad Adamo di diventare eterno, per impedire il divenire di Adamo, per assoggettarlo a se stesso. Se Adamo riesce a diventare eterno, Dio è fregato, questo non lo poteva permettere, doveva distruggere il divenire di Adamo. Della Genesi, versetto 20 fino al 22, Noè eresse un altare al Signore, prese di tutti gli animali puri e di tutti gli uccelli puri, e gli offrì un olocausto sull'altare. E il Signore odorò quella soave fragranza e disse in cuor suo:
Io non maledirò più la terra a causa dell'uomo, poiché i pensieri del cuore umano sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Non colpirò più ogni vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, mai più cesseranno. Ecco, da questo versetto è importante il termine olocausto. Cosa significa il termine olocausto? Significa prendere un animale e bruciarlo, metterlo sull'altare e bruciarlo. Nei riti pagani gli animali non venivano bruciati, venivano mangiati, cioè venivano offerti alla divinità, uccisi e mangiati. Al tempo del paganesimo non c'erano i frigoriferi, non c'era l'abilità di conservazione, non si sapeva come conservare la carne. Era necessario uccidere l'animale e mangiarselo tutti insieme. Mentre invece, cosa fa Noè? Noè invece distrugge l'animale, lo distrugge solo per il gusto di distruggerlo. E questo il Dio si compiace della capacità di Noè di distruggere gli animali che aveva salvato durante il diluvio universale. Allora, Dio prima annienta tutti gli esseri umani, li distrugge, li macella, dopodiché si compiace del fatto che Noè, questo si compiace. Mentre invece nel paganesimo gli animali vengono uccisi e mangiati perché non c'era possibilità di conservarli. Gli dèi partecipavano al banchetto come spettatori, prendevano l'energia vitale che veniva dispersa, prendevano la gioia di chi partecipava al banchetto. Questa era la vera offerta agli dèi pagani. Mentre invece nel rito di Noè è la distruzione di un essere vivente per il gusto della distruzione, non finalizzata a mangiare, finalizzata a vivere, solo per il gusto della distruzione. Ecco, vado avanti sempre dalla Genesi. Ecco, essi formano un popolo solo e hanno tutti un medesimo linguaggio. Questo è il principio delle loro imprese. Niente ormai li impedirà di condurre a termine tutto quello che si propongono. Orsù, scendiamo e confondiamo lì il loro linguaggio, in modo che non si intendano più gli uni con gli altri. Il terrore di Dio è questo. Gli uomini stanno diventando uno, stanno dando l'assalto al cielo della conoscenza, stanno per stendere la mano e cogliere dall'albero della vita eterna. Egli è terrorizzato di perdere il controllo degli esseri umani. E allora cosa fa Dio? Cosa fa allora Dio? Dio deve distruggere finché gli è possibile gli uomini e la loro costruzione del divenire. Li confonde, dice lui, poi questo è tutto da vedere, però lui millanta di confonderli, millanta di distruggere il loro linguaggio e distrugge il loro divenire disperdendoli. A questo punto Dio deve riprendere il controllo del suo bestiame umano. A questo punto non possiamo più parlare di esseri umani che fondano il futuro. Abbiamo degli esseri umani disperati che vagano sulla terra. Deve riprendere il controllo. E allora cosa fa per riprendere il controllo? Deve fare un patto con qualcuno, deve avere un servo fra i servi e fa quel patto con Abramo. 12 dall'1 al 3. Ora il Signore disse ad Abramo: lascia il tuo paese, il tuo parentado, la casa di tuo padre e va nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande, ti benedirò, renderò glorioso il tuo nome e tu farai una benedizione. Benedirò quelli che benediranno te e maledirò quelli che ti malediranno. In te saranno benedetti tutti i popoli della terra. Ecco dunque cosa fa Dio. Dio prende un uomo e gli dice: io ti faccio il padrone di altri uomini, tu sarai il loro padrone e se qualcuno oserà mettere in dubbio il tuo comando e il tuo potere, io li distruggerò. Ora, chiaramente, questa è una sciocchezza, però è una sciocchezza che parte da cose reali. Ricordiamo, che le piante da oppio, il papavero da oppio, era diffusissimo in Mesopotamia, in Palestina, ed era usato per mangiare normalmente. Le intossicazioni da oppio, come noi conosciamo adesso chi si fa di eroina, danno questa visione di egocentricità. In pratica è opinione della stregoneria moderna che Abramo si sia intossicato da oppio e abbia pensato di essere uguale a Dio. Pertanto ha preso ed è partito. E a quel punto
andiamo a prenderci un altro aspetto della Bibbia, il massacro di Sodoma e Gomorra. È opinione dei pagani e degli stregoni che ognuno, nella misura in cui non fa violenza a qualcuno, ha il diritto di fare quello che vuole. Nessuno glielo può impedire. A meno che io non voglio impedire alla mucca di fuggire dalla stalla. La mucca vuole fuggire dalla stalla e io glielo impedisco. Qualcuno si vuole ribellare e io glielo impedisco. All'interno di questo concetto c'è l'impedimento. Allora Dio decide di distruggere Sodoma e Gomorra. Davanti alla forza chiunque si arrende, ma la forza deve essere espressa con giustizia, secondo i pagani e gli stregoni. Cosa fa Dio? Leggo sempre dalla Genesi. Ma Lot rispose loro: «Oh no, signore mio, ecco, il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi e tu hai mostrato grande bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non potrò salvarmi al monte prima che il castigo mi raggiunga e morrò. Guarda, ti prego, vi è qui vicino questa città. Mi ci posso rifugiare? È poca cosa. Permetti che io mi salvi là. Non è forse così, forse piccola cosa, ed avrò salva la vita». Ed egli rispose: «Anche in questo io ti ho esaudito. Non distruggerò la città di cui hai parlato. Presto, salvati là, perché io non potrò far nulla finché tu non ci sia arrivato». Perciò quella città fu chiamata Segor. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Segor. Allora il Signore fece piovere sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore e distrusse quelle città e tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e ogni germinazione del suolo. Ora la moglie di Lot si voltò indietro a guardare e diventò una colonna di sale. Ora la città di Segor faceva parte, insieme a Seboim, Adma, Sodoma e Gomorra, di tutto quello che doveva essere distrutto. Ora, o a Seboim, Adma, Segor, Sodoma e Gomorra si erano commessi gli stessi delitti e dovevano aver tutti la stessa pena, o Dio ha fatto un'ingiustizia soltanto per preservarsi il proprio bestiame. E questo è terribile da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare. Mosè disse: «Così parla il Signore, verso mezzanotte attraverserò l'Egitto. Ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, erede del trono, al primogenito della schiava che attende alla macina, come pure ogni primogenito degli animali, e per tutto l'Egitto vi saranno tali lamenti che mai ci furono e più ci saranno. Ma tra i figli di Israele neppure un cane abbaierà contro anima viva, uomo o bestia che sia, affinché sappiate che il Signore ha fatto una separazione ben netta tra gli egiziani e gli israeliti. Anzi, tutti questi tuoi servi scenderanno da me, e inchinandosi davanti a me, supplicheranno: parti tu e il popolo che è al tuo seguito. Dopodiché io partirò». Poi Mosè, acceso d'ira, uscì da Faraone, e il Signore disse a Mosè: «Faraone non vi darà ascolto, affinché io moltiplichi i miei prodigi nella terra d'Egitto». Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi alla presenza di Faraone. Tuttavia il Signore indurì il cuore di Faraone e non lasciò partire i figli di Israele dal suo paese. Ecco, questo è importantissimo. Cosa poteva fare il Dio con tutta la sua potenza, con tutto il suo potere? Poteva semplicemente dire ai figli di Israele: andatevene via. E lui eseguiva, prendeva, andavano via e non succedeva assolutamente nulla. Non questo gli interessava a Dio. A Dio gli interessava massacrare tutti i primogeniti egiziani. E allora cosa fa? Indurisce il cuore del faraone. Non il cuore in sé o la sensibilità del faraone, che non ce n'era bisogno. Indurisce la capacità di comprendere che, grazie al fatto che Dio gli ha indurito il cuore, Dio potrà aver la scusa per massacrare tutti i primogeniti egiziani. Ed è importante questo. È importante perché quando il massacro è finalizzato al massacro, all'annientamento, non c'è costruzione del futuro. Ed è questo che indica il Dio biblico, la non costruzione del futuro. I passi che vi abbiamo letto sono abbastanza conclusivi, ce ne sarebbe un altro. Il discorso della schiavitù in Egitto. Schiavitù in Egitto era una falsa schiavitù.
tant'è che subito sopra noi troviamo Dio che dice a Mosè, di a ogni ebreo di andare dal suo vicino e di farsi dare tutto l'oro e l'argento che ha. Uno schiavo non va a prendersi l'oro e l'argento, per cui il discorso sulla schiavitù in Egitto è una sciocchezza, bella e buona. Comunque, quello che noi vi abbiamo letto è mettere in risalto una certa tendenza della Bibbia, cioè quella di imporre questo Dio cattivo e questo Dio feroce rispetto al divenire umano. Addirittura devo fermare lo sviluppo dell'uomo. E a questo punto hanno effettivamente ragione, o comunque sembra che abbiano ragione, gli gnostici. Quando Dio crea l'uomo, Sofia truffa Dio, cioè va contro il demiurgo e soffia nell'uomo la scintilla divina. E allora cosa succede? Succede che l'uomo è Dio esattamente come il demiurgo, come il creatore. E allora Dio deve impedire all'uomo di diventare uguale a lui. E allora è giusta quella frase che abbiamo letto all'inizio della cacciata del giardino dell'Eden. Ecco, che non colga dall'albero della vita eterna, che non riesca a capire come fare a diventare eterno. Questo è il problema di Dio. Questo è il problema che la Bibbia mette in risalto nei comportamenti di Dio. È chiaro che è interpretabile, cioè noi possiamo interpretare tutto. Quando la Bibbia ci dice gli uomini sono malvagi, non ci dice in cosa consiste la loro malvagità, no, non ci dice perché sono cattivi. Qualcuno afferma che loro sono cattivi, però non riempie di significato l'aggettivo. Dunque tutto rimane in sospeso. Bene, io vi ho raccontato la visione della stregoneria del Dio biblico. Questo è il primo punto dei 10 punti che seguiranno nelle varie trasmissioni. Riprendendo la conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre di quest'anno. E questa parte l'abbiamo sviluppata un po' di più rispetto a quello che era a Marghera. Ora possiamo anche dare via alle telefonate e rispondere, ricordando che il numero di telefono di Radio Gamma 5 è 700 700, prefisso 049 per chi chiama da fuori Padova. E cominciamo con una telefonata. Sì, sei in linea. Non capisco bene tutto quello che parlate, però volevo solo domandarvi una cosa, no? Che mi spiegaste una cosa. Come vivete voi la malattia e la morte? Se vi manca una persona cara si parla di marito, della moglie o di un figlio, no? Come la vivete? Come vi comportate? Cosa ne pensate? Tutto qua, io metto giù, voi mi spiegate. Grazie. Allora, questa radioascoltatrice ci ha chiesto come affrontiamo la malattia e la morte e se ci muore una persona cara. E in effetti è una cosa abbastanza delicata, ma non perché per noi sia difficile, ma perché dobbiamo trasmetterla ad altri. Noi normalmente amiamo pensare che questa persona ce l'abbia fatta diventare eterna. E speriamo che la sua morte sia stata la più veloce possibile. La malattia la affrontiamo come la malattia, cioè nel senso che cerchiamo di curarci e se dobbiamo morire cerchiamo di concentrare tutta la nostra energia per passare sull'altro mondo. Esperienza personale perché da poco, da Pronto? qualche mese, sono stato colto da un Ciao. lutto in famiglia Sì. che ha segnato molto Un in attimo. modo Un attimo, abbiamo una crudele. telefonata, Lana in linea. No, ma voglio rispondere prima a questa domanda sul lutto. È la stessa cosa che pensiamo anche noi politeisti, cioè speriamo che quello che era di energia vitale si sia liberato e con questo finisca tutto, insomma, ed è la liberazione. Dimmi Anna, vai. Sì, pronto. Sì? Scusami, sto ancora ridendo sulla tua tesi, ma in Sì? senso buono. Cioè, tu mi hai detto che Mosè si era fatto in pratica. No, Abramo, Abramo, non Mosè. Abramo, beh, Sì? questa è divertentissima. Cioè, le cose viste, cioè la Bibbia vista o letta da voi, per carità, in pratica la potete leggere, la state leggendo come la leggo io e tanti altri che si fanno la classica domanda, dov'è questo Dio
perché non interviene in questo mondo di cacca, scusami la volgarità, che vede questi disastri che succedono. In pratica, sì, come posso dire, hai letto la Bibbia come la leggo io, cioè il Dio è un Dio cattivo in effetti. È un'invenzione linguistica addirittura. Prego? È un'invenzione linguistica. Che cosa? È stato inventato dalla Bibbia, la Bibbia è stata costruita come, con la lingua ebraica, nel fattispecie, o appunto potrebbe essere anche qualsiasi lingua come quella islamica. Alla base dell'Islam oppure dell'ebraismo, quindi del cristianesimo, c'è sempre il deserto. Nel deserto non c'è niente, c'è solo la lingua. Dio è un'invenzione linguistica. Beh, stai parlando troppo difficile e poi possiamo spiegarci meglio. Sì, vabbè, vai Anna, tranquillo. Esatto, sì, beh, va bene, adesso sto facendo un po' di... questo ragazzo mi ha confuso. è terribile, vero? No, è molto cioè è molto, come si dice, è bravissimo nel parlare. È dolcissimo anche. Sì, molto dolce, sì. In effetti ti prende. Però prima, mentre tu stavi leggendo, scusami, ma io mi sono proprio messa a ridere, cioè nel senso, Dio santo, ho detto, ma che cosa sta dicendo? Mi sta dicendo che Mosè o? No, Abramo. Abramo, perché li confondo, non so perché li confondo. In effetti, dubito un pochettino che a quel tempo, cioè io lo vedo talmente un tempo lontano, che dubito sul fatto che ci fosse stato l'oppio. O... No, era coltivato proprio là, dopo si è diffuso. Addirittura. Le coltivazioni del papavero da oppio sono originarie della Mesopotamia. Ecco, niente di meno, ti è. E invece la lettura che tu hai fatto sul sacrificio degli animali, sì. Siccome qua i testimoni di Geova sono all'ordine del giorno, cioè ti bussano il giorno, io ogni tanto li ascolto, cioè a me nessuno riesce a convincermi, nel senso che io ho la mia idea e tu mi dici la tua. E ho chiesto una volta, non passa un mese e mezzo fa, a una ragazza questo discorso del sacrificio animale e lei mi ha spiegato così, diversamente da te, che in pratica Dio faceva fare questi sacrifici per far capire al suo popolo, vedi la fine che fanno questi, se tu non segui la mia parola fai la stessa fine. È un po' bruttina, Cioè c'è la bruttezza nella bruttezza. Perché allora se andiamo avanti nel tempo, alla fine oggi nel 2000 siamo meno cattivi di loro, primordiali, cioè e noi bene o male, vabbè c'è tanta gente che maltratta gli animali, però c'è anche tanta gente oggi che li difende, che li tiene bene, certo, che è contro l'ammazzamento anche nei macelli che si fanno dei disastri. Sì, insomma voglio dire, non siamo poi così malvagi oggi come oggi, se vediamo i riti e le cattiverie di quel tempo. E niente, mi hai fatto capire una cosa molto importante secondo me, così nella tua semplicità, leggendo la Bibbia ho capito che dobbiamo capire da soli. È quello che stiamo cercando di trasmettere noi, ognuno capisca il proprio. Esatto, ecco. Questo già è un passettino che, vabbè, che l'ho fatto già tempo fa, nel senso che mi sono rimessa in discussione, però oggi è dimostrato una cosa di più, che la Bibbia non occorre che ce la leggano gli altri e che ce la spieghino, se lo facciamo da soli forse qualcosina in più ci arriviamo. Esatto. Ti ascolto, ciao, grazie. Grazie, ciao. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Basta. Pronto? 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 Pronto, Michele, pronto? Te ne parli per telefono perché non vuoi... Ti parlo per telefono, ok. Ecco, sei in diretta? Sì. Ecco, e volevo salutarvi. Pronto? Sì, allora. Pronto, ti sentiamo, siamo in diretta, vai. Sì, ma non ti sento, mi piacciono, se non sento la tua riverita voce. Ecco. Volevo dirvi questo, essendo che è un libro, si dice il Genesi, no la Genesi, forse la parola è femminile, però il libro è maschile, perciò siccome che riferivi di capitoli o di versetti del libro, sì? Si dice, li leggo dal Genesi, no dalla Genesi. E in dialetto come si dice? Ed
dopo sta attento, già tre settimane che vi sento, però sì, forse mi si è scampato l'inizio, perciò esattamente di cosa parlavo, perché sì, abbiamo visto anche a riunione di speaker, sì, però non ho capito bene il leitmotiv, insomma. Il leitmotiv è di spiegare qual è la visione dei pagani della stregoneria e della magia in filosofia, cioè qual è la filosofia degli stregoni, dei pagani e della... E naturalmente questo qua va a confrontarsi con quello che esiste nella vita, quali sono le visioni, le ipotesi, le... E gli altri di sì, voi discernere quello che succede nell'umanità alla vita di un stregone, insomma. Sì, esatto, però soltanto dal punto di vista religioso. Ho capito. Cioè, quel che è la religione delle persone. Cioè, certo che come che ti hai detto, non so se di ieri ti o l'altro, sì, appena adesso, giustamente lascia anche da pensare il fatto che un Dio dica io sono l'unico Dio, non c'è altro Dio fuori che me. Vuol dire che se un non so, nei deserti in America in mente scritto questo è l'ultimo distributore, tutti gli altri sono, sì, sono di miraggi, in modo che faccio il pieno A, no? Certo. Perché dopo dici, ho fatto 100 chilometri, se mi già possenza. Perciò uno che dice sono l'ultimo distributore, oppure sono l'unico, lascia presagire già, sì, che sei di altri. Ma vedi, già i Vangeli gnostici, quelli che sai trovare ultimamente nel deserto, ti ho detto, lui dice che Dio, dicendo io sono l'unico Dio, in pratica bestemmia. Sì. Capisci? Cioè la bestemmia non viene fatta dall'uomo, viene fatta dal creatore, quel che dice mi sono Dio, sono l'unico Dio. E questi Vangeli sono stati trovati nel deserto negli anni 50. Sì, esatto, esatto, proprio là. Proprio là. Infatti, ho detto anche il fatto che i presume, perché direi che uno che se una retroattività e fosse buono a tirare in Dio il tempo. Esatto. Però gli dice che sia nato da una deità che doveva agire con un'altra deità insieme, sì, e lui che chiamava Sisige o una, sì, roba così, no? E invece sto qua si è montato a testa che si fa da solo, perciò il mondo è incompleto o fatto male, perché non vi sta queste due polarità che... operare insieme le potenze degli arconti, sì, gli arconti, famosi, esatto, arconti, certo. Questa è la visione gnostica della costruzione del mondo, no? Ho letto anche i libri gnostici. Noi abbiamo, cioè, da Gesù fino ad oggi l'unico personaggio che c'è rimasto da allora era Simon Mago. Simon Mago con la sua sofia, no? Cioè la conoscenza che pervade l'universo, dal quale è nato la parola Simonia, sì, ma quella è stata inventata da Pietro per cercare di metterli da parte, no? Perché dicevano che Simon Mago, siccome lui riusciva a tirare fuori il potere da sé, dal Dio, sì, che aveva dentro, sì, Pietro invece si metteva in ginocchio e pregava, sì, capito? E questo è lo scontro che c'era. Cioè Simon Mago prendeva il potere, diceva io voglio essere, io cresco. Io voglio volare. Io, esatto. Anche volare, sì, cioè, vabbè, questa è un po' una leggenda. Sì. E mentre invece Pietro diceva io mi metto in ginocchio e prego l'intervento divino. Ho capito. Questo è lo scontro. Va bene, insomma, in ogni modo, sì, giustamente nel Genesi si spiega tutte queste cose qua, siccome che l'Asia... aperto, lascia l'adito a molte interpretazioni, sì, e un fia volta vi fuori che raion tutti, perché tutti che danno interpretazione, mi fa fastidio quando chi dice voleva dire, non è vero che voleva, esatto, dire, esatto, se è vero che io l'ho scritto perché l'uomo io capisca, io capisco su modo, e ti dirò, certo, chi sei un altro, certo, non volevo dire chi, certo, sito, e siccome quello che dice
che è data sostanza che fa bene alle piante. Esatto. Ma ti è dopo l'acqua le piante. Esatto. Ti puoi solo dire, ho visto che quel campo là fa 50 quintali di riso, certo. E ne fa 30. Sì. Presumo che sia stato perché ho dato il solfato, perché certo. Ho dato, ecco. Ma ti non te parla quella pianta di riso che ti dica ciao so che godo perché te mi dà che roba, giusto? Certo. Ecco, se no era neanche Tino o stato o che altro puoi dire mica parlare con Dio. No, però diciamo che in certi casi possiamo dire ho parlato con la pianta. Capisci? Dopo ma di che te ciapo e ti dico che si matto e ti diga, no? E allora dobbiamo parlare di filosofia. Certo, chi che parla con Dio. Sì. Chi che ti disinfia una fia lunga, chilometro do e passa tutto a sinistra e va avanti. Esatto. Io ho sensato a parlare con Dio e gli ho detto, ti autorizzo ad andare avanti. Era amico vero che ero bea, parlo anche amico Dio, ma su un altro modo. Va bene. Tanto ti ringrazio, sì. Ci vediamo alla prossima assemblea. Sì, sì. Ciao auguri. Senz'altro, ciao auguri. Pronto? Ciao, sono Vittorio di Nove. Ciao. Senti, ho sentito prima che parlavi del peccato della città di Sodoma, no? Ma volevo sapere qual è il crimine che hanno commesso questi sodomiti, questi abitanti di Sodoma? Io non sento più niente. No, ti sto ascoltando, Vittorio, mi senti? Sì, adesso ti sento. Perfetto, sì. No, ti stavo ascoltando. Sì, ecco, questa era la domanda. Perché nel caso si trattasse della famosa sodomia, quell'attività pederastica che fanno in molti adesso, no? Sì. Mi domando come mai Dio adesso non abbia distrutto il Vaticano o le sedi dove si celebra la messa, perché ci sono tanti di quei sacerdoti che fanno attività pederastiche e pedofile, che evidentemente Dio si è scordato di questi crimini nell'età moderna. Certamente. Certamente. Cioè, questa è una delle tante contraddizioni che di cui si vive leggendo la Bibbia. E certo. Devo anche dire che i sacerdoti sorvolano molto volentieri su queste contraddizioni, perché sennò si trovano in forte imbarazzo. Sai Vittorio, c'è nella sessualità, no? Nelle varie posizioni, diciamo così, di rapporti sessuali, una posizione che viene chiamata comunemente la posizione del chierichetto. Ah. È piuttosto brutta, diciamo così, la faccenda, è molto pesante. Sì. Specialmente da dei moralizzatori. Certo, perché ci sono stati dei casi anche qui nella provincia di Vicenza di una certa parrocchia di Lisiera in cui il parroco è stato scoperto in queste attività e dopo è stato costretto ad allontanarsi. Sì, d'accordo Vittorio, però noi non vorremmo scendere su questo piano, capisci? No, io parlavo perché in generale, non volevo tutti fare sono accusabili, cioè non possiamo dire Tizio, Caio o Sempronio. Sì, è una storia vecchia comunque. Cioè, diciamo che la Bibbia vieta questo tipo di rapporti e chi lo fa va contro la Bibbia. Sì, sì. Capisci? Per cui esistono da un lato le pulsioni sessuali. Comunque non mi sembra che un Dio debba punire un'intera città solo perché si dedicano o si dedicavano a una pratica del genere, al limite sarà un fatto di malcostume, ma ecco, poi se noi andiamo a messa tutte le domeniche e parliamo di tante belle cose, dobbiamo anche riflettere sul fatto che invece il Dio in cui crediamo ci induce a commettere un omicidio. Perché seguendo il suo esempio noi dovremmo ammazzare tutti gli omosessuali. E anche qualcun altro. Ad esempio tu citavi prima la Genesi, ci sono dei passi, se ben ricordo, in cui dicono tu non lascerai che strega viva. No, questo non lo so perché non conosco il passo. Sì, se ricordo bene nel Levitico. Però mi dicono di sì, ho mia figlia alle spalle che mi dice di sì. Guarda, se ricordo bene nel Levitico c'è scritto tu non lascerai che strega viva, il che vuol dire che se io sono un buon cristiano adesso devo andare ad accoppare tutti i maghi e magonzoli che fanno le carte nelle varie città, nei vari sì, quartieri. Sì, però no? Andiamoci un po' piano, perché dopo magari dentro mi ci mettono anche a me, tanto sai, sono apprendista stregone. No, beh, ma un conto è lo stregone dell'antica religione e un conto sono i magonzoli che fanno le carte, questo beh, è chiaro. Sai, truffatori ne è di tutte le risme. Certamente. Capisci? Certamente. No, non voglio paragonarmi o paragonare qualcun altro a quei truffatori. Cioè,
per me il mago che fa le carte ha lo stesso valore del prete che vende il paradiso. Certo. Capisci? Vendono fumo entrambi. Per cui io ho questo problema. Sono quindi delle grosse contraddizioni che dovrebbero, almeno qualcuno dovrebbe cercare di spiegarle ai cristiani o i cristiani a loro stessi. Comunque ti lascio continuare.